allora che avvenne la scoperta della città, che si fece il confronto tra la vita di paese e la vita di città. Vedevo tutte queste vetrine piene di merci, pantaloni, borse, scarpe, mobili, radio. Vedevo più roba da mangiare nei negozi alimentari. Vedevo nelle edicole i giornali con le donne sopra. Mentre quando tornavo al paese vedevo le donne con la gonna giù, fino ai piedi. Vedevo in città le copertine dei giornali, manifesti con queste donne così diverse. Le vedevo per strada, le vedevo andando al cinema. Erano tutte cose nuove, che stimolavano la fantasia. Cominciavo a capire qualcosa, mi sembrava. E allora scoprii subito una cosa fondamentale, che per vestire bene, per mangiare bene, per vivere bene, ci volevano i soldi. Si vedevano automobili, si vedevano frigoriferi, televisori nelle case. Anch'io andai a lavorare per la prima volta in fabbrica. Andai all'Ideal Standard. E lì scoprì che era vero quello che mi aveva detto mio padre. Cioè che il lavoro è soltanto fatica. È fatica il lavoro e basta. Così poi fui licenziato dall'Ideal Standard. E pensai allo sbocco che veniva proposto in massa allora a tutti i meridionali. E cioè di emigrare, di andarmene anch'io su nel nord. Ci sono andato col treno su nel nord, un treno affollatissimo che volevo scendere già dopo 30 km. Feci tutto il viaggio in piedi, gente ubriaca con pezzi di pane che mangiavano nei corridoi, bambini che piangevano, cacavano, valigie, pacchi, scatole dappertutto. Una cosa tremenda. E questi qua viaggiavano già da 10 ore. Io ero salito allora a Salerno e loro venivano dalla Sicilia, viaggiavano da 10 ore dal mattino ed erano incazzatissimi. Dovevo abitare i bulloni alla marmitta, 9 bulloni, dovevo stare 8 ore con la pistola in braccio. Il motore mi passava davanti, abitavo e poi andava via. Un altro metteva la marmitta, infilava i bulloni, io li abitavo soltanto. Cioè era abbastanza facile, ma dovevo stare 8 ore con la pistola in braccio o su una spalla. Una pistola d'aria che pesa 14 kg. Poi a me i lavori che devo usare una mano sola, un solo braccio, che non li devo usare tutti e due insieme, non mi piacciono. Perché mi fanno una spalla più grossa, un'altra più piccola, diventi storto con una spalla in un modo e una in un altro. Un muscolo più grosso, un altro più piccolo. Ti deformi, veramente. Io mi mettevo il motore sulla spalla e poi il rumore. Quel rumore. Non ne potevo più. Questo strumento dei padroni è il rifiuto del salario come compenso della quantità e della qualità del lavoro. E di qui dunque
l'esigenza del salario garantito ma sganciato dalla produttività, di qui l'esigenza operaia di aumenti sulla paga base senza aspettare contratti, di qui l'esigenza operaia delle 40 ore, 36 per i turnisti, pagate 48 subito, di qui l'esigenza operaia della parità normativa subito, per il semplice fatto di entrare nell'inferno della fabbrica. Noi vogliamo il salario minimo garantito di 120.000 lire al mese, perché questi soldi ci servono per vivere, perché non vogliamo più tirarci il collo dietro al codice, perché vogliamo eliminare le divisioni tra operai che servono il mercato e il padrone, perché non vogliamo passare metà della nostra vita in fabbrica, perché il lavoro è nocivo. Noi vogliamo la parità normativa tra operai e impiegati subito, perché vogliamo un mese di ferie, perché vogliamo condurre la lotta contro il padrone, operai e tecnici uniti, perché vogliamo starcene a casa senza perdere tutto il salario quando non ce la facciamo più a lavorare.